Obiettivo Cavese fuori campo. I commenti del lunedì. Grazie per essere venuto qui. Grazie a voi. Complimenti per questa annata che Camplone e i suoi ragazzi, tu e i tuoi ragazzi veramente ci state regalando. Sicuramente la squadra sta facendo grandi cose. Non male che il tifoso vuole sempre il massimo, quindi, ma il massimo non si può dare visto che siamo esseri umani e non macchine. Veniamo da 10 risultati utili, poi c'è stata una sconfitta, 3 vittorie, quindi totale sono 14 partite e abbiamo perso una sola volta, quindi è un risultato molto importante. Prima si giocava bene, si faceva risultato, qualche volta come non si è fatto risultato a Crotone in maniera, voglio dire, così rocambolesca. Sono 3 partite, la Cavese forse non gioca bene, però massimizza. Guarda, questa squadra all'inizio stagione c'erano molte perplessità, quindi abbiamo impostato un attimino su una squadra sbarazzina, senza tanti grilli per la testa, quindi ci giocavamo la partita su ogni campo e questo è avvenuto fino a Crotone, quindi dopodiché questa sconfitta un pochino ci ha segnato. E domenica mi aspettavo una prestazione un pochino diversa, una squadra molto più sbarazzina, però non c'è stata, anche perché in settimana, inutile nascondere, abbiamo passato una settimana non normale. Ieri in sala stampa ha detto: questa squadra manca di un leader e di un bomber. Vorrei capire se tra questi giocatori che ci sono in campo le vede un leader. Sì. Perché voi mi avete detto che non stavamo parlando di giocatori con qualità, e io ho detto la qualità che dico io è il giocatore che sotto porta è abituato a far gol, quello è, noi non ce l'abbiamo, non è che abbiamo qualcuno che ha fatto mai 15-20 gol. Io ieri ho detto, forse in alcuni momenti una persona così carismatica che si prende in mano la squadra, se la porta sulle spalle, la trascina, capito, al risultato finale, manca. Ieri per esempio abbiamo giocato con mancando Anaclero, che potrebbe essere lui, forse l'uomo che potrebbe essere lui, e ieri si è vista la mancanza di Anaclerio. Ma andiamo alla partita di ieri, partita sì, che ha visto una Cavese inizialmente in difficoltà contro una Paganese che ha schierato 5 difensori, dobbiamo dire, di ruolo, con un centrocampo dinamico, una punta e mezza. Il problema è che ha sempre giocato allo stesso modo, 3-5-2, solo che non ha messo il pennellone lì davanti e ha messo 2 piccolini lì. Quindi non è questo, il problema è che quando una squadra si difende tutta nella propria metà campo e ti ripartono in contropiede, è normale che vai in difficoltà. Quindi però se andiamo a analizzare la partita, su azioni non c'è stato niente, solo su calci d'angolo e calci piazzati, che è la loro forza. Aver giocato con 2 mediani, insomma, e con i 4 davanti che tutto sommato avevano caratteristiche offensive, di fronte ai 5 della Paganese in mezzo al campo, un'inferiorità numerica, questo, insomma, c'è stata? Non vedo questa inferiorità numerica, perché se andiamo a analizzare, ho giocato con punta centrale Romeo, con un esterno Tarantino e esterno Aquino, che andavano a bloccare i tre, diciamo, chiamiamoli difensori, e a centrocampo avevamo Schette su una mezza punta che andava a cadere sulla loro mediano, e 2 mediani nostri andavano sulle 2 mezzali. I 2 esterni bassi che si alzavano venivano presi attorno da Nocerino e da Pierotti, quindi abbiamo quasi giocato a specchio. Capuano è stato poi dopo, insomma, chiamato in causa da altri colleghi, io sono stato il primo, quindi ha dovuto sfogare tutta questa rabbia che aveva, ovviamente. Insomma, ha utilizzato anche termini forti nei confronti dei suoi, ha accusato palesemente il portiere Pantanelli sul gol. Ma sul cross di Aquino mi sembra che Schette l'ha deviata la palla, sì, quindi sì, gli è passata sotto. E l'ha messo fuori causa. A mezzo metro non è che puoi pretendere chissà che cosa. Poi forse nel rialzarsi non ha perso un attimino la vista della palla e Schette è stato bravo a metterla dentro. Noi in questa trasmissione abbiamo sempre difeso soprattutto Tarantino e Pierotti, sì, che sono 2 giocatori continuamente bersagliati dalla critica. Il problema è che c'è una frangia di tifosi che su Pierotti, anche su Ischia ultimamente si è sentito qualcosa, sullo stesso Tarantino. Ci sono delle partite dove giocano bene e delle partite dove giocano male, ma fa parte del gioco. Si sta massacrando Pierotti fino adesso su tutte le partite che ha fatto ha sbagliato 2 partite. Salvatore Di Somma, il nuovo tecnico della Juve Stabia al posto di Bonetti. È un tecnico molto esperto, quindi troveremo un ambientino molto molto caldo. Si giocherà probabilmente al Menti, questo è questo sicuramente il fattore campo, sfrutteranno sicuramente il fattore campo. È una bella partita, lo sappiamo, difficile come tutte le altre. Siamo a marzo, il contratto scade a giugno, noi ci siamo fatti questa domanda dopo Perugia, se ricordi, e tu mi dicesti, beh, siamo ancora all'inizio, manca ancora un bel pezzo, mancano 6 mesi.
Il discorso è che se non sai cosa fai, cioè nel senso se vai ai playoff, vinci, non vinci, è inutile stare ancora, cioè a rinnovare o a fare. Prima bisogna fare finire il campionato, quindi sì, no, ma poi io... bisogna fare dei programmi Bravo. Ben chiari. E poi se ci sono i presupposti, ma ci credi? Ci credi alla B? Cioè, no? Andrea, la rosa di squadra a disposizione, se conosci. Non ci credevo, oggi me ne andavo a spasso per il corso. Ecco, perché sei venuto qui. Se si vanno a fare i playoff, si giocano per vincere. È normale. Cioè, questa è una mentalità, è qualcosa che dobbiamo dirlo a tutti. Ma è normale. Cioè, la nostra mentalità, quella della Cavese, è quella di vincere. Ma io, guarda, io. Non partecipo, giusto per partecipare. Io anche quando faccio le partitine con i ragazzi, Figlio. Quantomeno ci provo a vincere. Dopodiché se non ci riesco, non ci riesco. Però anche oggi abbiamo fatto la partitina con i ragazzi e ho vinto.